Se c'è una cosa che veramente non sopporto del Meta Quest 3 è sicuramente il comfort. Il fatto che la batteria e tutto l'hardware sia stoccato qui all'interno rende il visore veramente sbilanciato in avanti quando lo si indossa. E questa fascetta elastica non è assolutamente sufficiente per distribuire il peso e per sostenere in una maniera sensata il visore quando lo indossiamo. Quindi, in attesa di soluzioni di marchi, insomma, ormai affermati nel mondo degli accessori VR come Kiwi Design, che dovrebbe inviarmi qualcosa di interessante nei prossimi giorni e poi dovrebbe far uscire ovviamente anche qualcosa di interessante nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per non perdervi nessuna notizia, nessun nuovo aggiornamento in merito. Però ripeto, in attesa delle nuove uscite Kiwi Design oppure anche di, insomma, di altri marchi, quelli che vi stanno più simpatici, ho setacciato un po' lo store di Amazon in cerca di una soluzione, la classica soluzione tappabuchi, la classica soluzione, insomma, così provvisoria per migliorare il comfort del Quest 3 senza spendere una follia. Mi sono dato un budget di 30, massimo 35 euro da poter spendere per vedere cosa c'è, appunto, se c'è qualche cinturino o qualcosa a pochi soldi per migliorare un po' questa situazione e per permettermi di indossare questo visore per più di un'ora, perché adesso, in questo momento, per più di un'ora non riesco a tenermelo in testa. Ciao a tutti amiche e amici, benvenuti nel canale, io sono Alessio e in questo video andiamo a vedere se è possibile, veramente possibile, con pochi euro, 30-35 euro al massimo, migliorare il comfort del Quest 3. Partiamo proprio da un accessorio super economico, super cheap, veramente una cosa molto basic e vediamo un po' se funziona. È praticamente questa cosina qui. Cos'è questa cosina qui? Allora vado ad aprire la busta, arriva appunto dentro una busta. È un accessorio comunque della Kiwi, quindi non mi è stato inviato, questo l'ho comprato con i miei soldi. E è un accessorio quindi che si acquista su Amazon e che costa circa 10-11 euro. Vado a verificare. Allora, per la precisione, si chiama Kiwin Design Protezione per Obiettivo. Copri obiettivo compatibile con Quest 3 e 2, questo nome fantasioso, e costa in questo momento bianco 10,99 euro. Andiamo a vedere qui in cosa consiste questa cosa. Consiste semplicemente in una cosa di plastica, di simil gomma, simil silicone, con tra l'altro qui anche una parte con tutti i puntini che la rende molto molto ruvida, e che va inserita proprio nel cinturino proprio base del Quest 3, ma è compatibile anche con il Quest 2. Va inserita nella fascia elastica e in teoria serve per sostenere meglio il visore, perché si dovrebbe adattare un po' al retro della testa, così per sostenerlo un po' di più. Adesso quindi andiamo a montarla e vediamo effettivamente se fa il suo lavoro oppure no. Quindi, per prima cosa bisogna smontare il cinturino elastico. Partiamo dallo strap, questo superiore, che quindi basta aprirlo e sfilarlo. Quando inizia a fare un po' più di resistenza, dategli una mano spingendolo in questa maniera qui, ok? Perché sennò rischiate che il perno di plastica, questo che si trova all'interno, vi si rompa, insomma, e dopo ecco, dovete praticamente buttare via il visore per una cavolata del genere. Invece le fasce laterali si staccano dai braccetti semplicemente facendo una leggerissima torsione qui proprio alla fine, ok? Vedete, si levano in maniera abbastanza semplice. Questa la buttiamo via e resta semplicemente, eccolo qui, il visore senza niente. A dire la verità, questa non la devo ancora buttare via, perché mi serve. Infatti bisogna inserire questo accessorio qui,
all'interno appunto della fascia elastica, oppure la fascia elastica all'interno di questo accessorio qui, insomma. Prendetela come volete, quindi basta infilare un braccetto da questa parte qui, è quello giusto in teoria, sì, ok, questo è quello destro, ok, si infila così, e poi si infila quello sinistro nell'altra asola in questa maniera qua, ok, e quindi si ha praticamente, eccola qui, questo pezzo di plastica che va quindi a posizionarsi poi dietro la testa. Quindi andiamo a rimettere il cinturino nel visore e vediamo insomma che effetto fa sta cosa. Eccomi qua, quindi ho rimesso lo strap, l'ho riattaccato al visore, adesso provo a mettermelo con questa cosa qua dietro, ok, vengono un po' la cinghia sopra, ok. Allora devo dire che qualcosina fa, soprattutto perché aggiunge peso, un po' di peso dietro, e quindi aiuta un po' a bilanciare un po' il visore, a tenerlo un po' più su. Ed effettivamente questo discorso che è fatto di silicone aiuta sicuramente ad avere più grip, quindi devo dire che qualcosina fa. Probabilmente non vale 10-11 euro, bisognerà vedere secondo me a lungo termine, perché la sento abbastanza dura questa parte qua dietro, non so se magari dopo un po' che la si usa si ammorbidisce un po'. E poi per la mia forma della testa praticamente tutta questa parte qua dietro non tocca, infatti questa parte qui, che è quella che ha anche la zona diciamo con zigrinata qui, con questa zona qua ruvida, non mi tocca proprio da nessuna parte, ci riesco a far passare tranquillamente il dito dietro, e quindi è solamente la parte qua sopra, più sopra, che mi tocca la testa. Quindi questo poi dipende anche, ovviamente ognuno di noi ha una testa diversa dall'altro, quindi può essere che per la vostra conformazione questa cosa qui si adatti meglio, e nel mio caso assolutamente no, non penso che terrò questo accessorio anche se costa così poco. Ok, andiamo a vedere quindi il secondo accessorio che ho provato ad acquistare. In questo caso è un cinturino completo, quindi che sostituisce completamente la banda elastica originale, e si chiama cinghia per la testa per Meta Quest 3, regolabile e confortevole, marca Generic, che costa circa 33 euro in questo momento in cui sto guardando su Amazon. Ovviamente ho scelto tre accessori che si trovano su Amazon, che si possono acquistare con il Prime e che vi arrivano in due, massimo tre giorni, ce li avete a casa. E ci sono tantissimi altri cinturini che invece partono dalla Cina, quindi ci mettono anche 15-20 giorni nonostante siano su Amazon. Ovviamente se vedete un cinturino simile a quelli che vi mostro su AliExpress e avete pazienza di aspettare il solito mesetto e mezzo che vi arrivi, compratelo lì, perché sicuramente invece di 30-35 euro spenderete dai 15 ai 20 euro, non di più, quindi insomma un bel risparmio. Quindi questo cinturino vi arriva dentro questa scatolina, tutto bello schiacciato, è una scatolina molto piccola, T1 Elite Head Strap, eccolo qui, e il cinturino è questo qui, ok, eccolo qui, e quindi si presenta come un head strap abbastanza cheap diciamo nelle plastiche, però qua dietro ha un bel cuscino morbido, abbastanza morbido, insomma, e anche la fascia, quella diciamo che va sopra la testa, non è una semplice fascetta, ma anche questa è ha appunto un po' di imbottitura, e quindi vediamo, andiamo a montarlo e vediamo come si monta. Allora questo qua dovrebbe essere indifferente se montarlo da una parte o dall'altra, quindi lo vado ad infilare di qua, ok, intanto così, ok, questo andrà nel visore, quindi prendo il visore e monto intanto le alettine qui, vediamo se riesco senza spaccare tutto,
Ok, sembra che l'incastro sia più duro, eccolo qua, della fascetta originale, quindi si fa un po' più di fatica ad incastrarlo. È stato fatto con delle tolleranze sicuramente un po' più basse. Allora vediamo se riesco anche di qua senza spaccare tutto. Ok, eccolo qui, quindi inserito da entrambe le estremità. Comunque l'accoppiamento mi sembra molto molto buono, insomma, anche perché le astine del Quest 3 non sembra, ma sono anche leggermente svergolate, quindi anche questi incastri qua devono essere fatti un po' adattati, ecco, a questo svergolamento. Quindi vado ad inserire anche la fascetta questa laterale, eccola qui. Ok, e adesso vado ad aprire il cinturino, c'è la manopolina dietro, e vado a provare a metterlo e vediamo cosa succede. Allora, ecco qui, stringiamo. Ok, sembra che qua per la mia testa a forma di alien, insomma, che ho questa fascetta qui sopra sia veramente al limite su questo cinturino. Ok, vado a stringere un po'. Allora, sicuramente dà molta più rigidità al tutto, il visore sento che viene sostenuto meglio, la fascia qua sopra è bella morbida anche se non è proprio larghissima, quindi comunque si sente, però devo dire non è male, però non lo so, non mi sembra faccia tutta questa differenza rispetto alla fascia elastica, sicuramente migliora un po', ma non poi così tanto, anche perché questo cuscino, un po' come diciamo il supporto di silicone che abbiamo visto prima della Kiwi, questo cuscino anche mi tocca solamente in un punto, solamente qua in mezzo praticamente, qua sulle zone più basse laterali non mi tocca assolutamente la testa, quindi mi preme praticamente qua dietro in un unico punto, e quindi non vorrei che anche questo a lungo andare, lo sento già che stringendo un po' inizia a premermi troppo, e non vorrei che appunto mi stringesse solo di più la testa e basta, e che quindi peggiorasse la situazione. Ok, quindi direi che anche questo cinturino con questo cuscino qua fatto così, questa forma qui, secondo me direi che è bocciato nel mio caso, però se avete provato altri cinturini e con questo cuscino fatto questa forma qui e vi siete trovati bene, insomma, per 30 euro diciamo, secondo me non li vale 30 euro, secondo me ne vale 15 massimo 20 sta roba qua, però diciamo che qualcosina fa, ecco, non fa miracoli, ma qualcosina fa. Ok, passiamo all'ultimo cinturino che ho provato ad acquistare e che su Amazon si chiama Vacdon cinturino per la testa per Quest 3, cinturino di ricambio regolabile Elite, e al momento in cui sto registrando il video costa circa 37 euro con un coupon del 5% che mi appare, non so se appare a tutti. Comunque, in ogni caso, questo visore vi arriverà in questa scatola già leggermente, anzi decisamente più grande di quella dell'altro cinturino, e il cinturino in questione, eccolo qui, si presenta già direi diversamente. Questo pezzo qui, adesso che vedete già assemblato, in realtà arriva staccato e basta incastrarlo nelle apposite fessure che ci sono, comunque è molto semplice, non lo tolgo perché appunto l'incastro non mi sembra solidissimo, anche comunque il cinturino è sempre fatto di plastica un po' cheap, al contrario dell'altro, le alette queste qui vedete hanno un incastro, ok, si muovono, si incastrano probabilmente in solo due posizioni, non di più, ok, ma rimangono dritte. E lo strap sopra è sempre molto morbido, ok, in gomma piuma morbida, ricoperto di questa specie di ecopelle, e mi sembra leggermente più largo di quello dell'altro, e qua anche i cuscini qua dietro sono molto molto morbidi, vedete anche questa forma qua molto più estesa,
La forma ricorda un po' lo stile dei cinturini elite, diciamo, della Kiwi. Comunque andiamo a installare anche questo e vediamo come si comporta. Ok, quindi come prima vado ad incastrare le alette. Questo qua tra l'altro c'ha un pezzettino di plastica in più qua, dopo si dovrebbe essere più comodo per togliersi. Ok, l'incastro sembra un po' meno rigido di quello dell'altro cinturino. Vediamo anche da questo lato. Ok, anche di qua mi sembra che si sia incastrato meglio. Adesso andiamo a mettere la fascetta qua sopra, che è sicuramente più lunga. Eccolo, eccoci qua. Ok, quindi allarghiamo e proviamo ad indossarlo. Ok, eccoci qua. Andiamo a stringere, andiamo a regolare qua sopra. Sì, la fascia è decisamente più lunga. Ok, eccoci qua. Ho già un'altra vita, ragazzi. Questo già un'altra vita. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, il visore ovviamente vi peserà ancora sempre in avanti, perché questo cinturino comunque è molto leggero, però. Vedete questa forma così ampia qua dietro? Ecco, adesso qua dietro per la mia forma della testa, anche il pezzo sotto. Ok, tocca la testa oltre al pezzo sopra, quindi entrambe quindi questi due cuscini mi toccano la testa e appunto sostengono quindi molto di più il peso del visore. Lo strap qua sopra è molto morbido. Adesso aspetto anche un po' troppo, ok. Comunque la mascherina del Quest 3 è abbastanza rigida, devo dire, secondo me è da cambiare anche quella prima o poi. E comunque no, questo decisamente meglio, questo decisamente meglio, assolutamente. Non so se vale i 36, 35, 36 euro che costa, però devo dire che al contrario degli altri due accessori che abbiamo visto prima, questo qui assolutamente fa il suo lavoro. Non mi sembra neanche che mi prema tantissimo qua dietro. Questo direi che è quasi promosso. Adesso sono ancora indeciso se tenerlo o no. Per il momento però penso che lo terrò, tanto comunque. Il periodo di reso in questo periodo appunto su Amazon è prolungato fino al 31 gennaio, quindi c'è tempo. Vedete che comunque il visore non è bilanciato sicuramente come peso, che non c'è nessuna batteria, niente qua dietro, però qua c'è parecchio spazio. Io avevo preso anche un power bank che adesso non so se funziona con il visore, però vedete anche semplicemente mettendolo qua dietro, ok, magari fissandolo con del velcro. Vedete quanto più bilanciato così risulta il visore in questa maniera qua. Ovviamente si aggiunge del peso, però comunque c'è lo spazio qua dietro per fissare in qualche modo un power bank, che qui c'è comunque una fessura in cui si può far passare un velcro, un laccetto, qualcosa per tenere fermo un power bank in questa posizione qui, in modo da bilanciare anche di più il tutto. E devo dire che anche esteticamente non è proprio brutto, un po' cheap anche questo, però devo dire questo secondo me è promosso, direi di sì. Ok, ragazzi, quindi abbiamo visto questi tre accessori. Ovviamente, come ho detto prima, su Amazon, anche su AliExpress ne stanno fioccando, ovviamente man mano che i vari produttori cinesi, le varie stamperie cinesi buttano fuori insomma gli stampi per stampare cinturini adatti per il Quest 3. Quindi la situazione potrebbe assolutamente stravolgersi da qui a poche settimane, se non pochi giorni. Usciranno i cinturini Kiwi, usciranno i cinturini di altre marche più blasonate. Quindi se proprio non riuscite a resistere col visore in testa come me per più di un'ora e volete godervelo finché non esca qualcosa di meglio, sicuramente quest'ultimo cinturino qui che abbiamo visto è direi decisamente buono. Direi che abbiamo visto tutto, quindi vi ringrazio per la visione del video. Mettete un like se vi è piaciuto, se per voi è stato utile, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti.
e come al solito giù in descrizione vi ricordo che vi lascio il link referral, oltre che della roba che vi ho mostrato in questo video, anche del Quest 3 e di altri visori, e se volete acquistarle con questi referral non pagherete niente in più, ma mi arriverà una piccola commissione che mi aiuterà a sostenere il canale. Un altro referral che troverete giù è quello per ricevere un buono sullo store meta di 30€ nel caso acquistate appunto un Quest 3, un Quest 2, un visore meta e lo attivate dopo aver seguito questo link qui. Quando lo andrete ad accendere, ad attivare per la prima volta, vi sarà accreditato automaticamente un buono sconto di 30€ appunto nello store meta per acquistare applicazioni nello store. A proposito però di aiutare a crescere il canale, tante belle parole, però a me piacciono anche i fatti, e siccome in questo mese siete stati in tantissimi ad acquistare il Quest 3 con il mio referral, avete visto in tantissimi i miei video e soprattutto avete visto le pubblicità dei miei video, e insomma avete veramente partecipato tantissimo questo mese nel mio canale, e per questo motivo vi mostro un piccolissimo teaser di un video che uscirà più avanti, che riguarda un accessorio che grazie a voi, alle vostre donazioni, ai vostri super grazie, alle commissioni dei vostri acquisti con il link referral, è un acquisto che sono riuscito a fare, quindi grazie a voi, e ve lo mostro. Eccolo qui ragazzi, un nuovissimo router TP-Link Wi-Fi 6E che l'ho acquistato ad un prezzo veramente interessante per essere un router Wi-Fi 6E, e ovviamente lo andrò a testare con il Quest 3, con Virtual Desktop, in modo da sfruttare appieno tutte le caratteristiche, tutto quello che offre Virtual Desktop con questo router. Quindi eccolo qui, questo è il frutto insomma dei vostri sforzi, delle vostre donazioni e dei vostri acquisti tramite i miei link referral. Come vi dico, a me piacciono i fatti, e i fatti sono che ho acquistato questo router, lo andrò a testare e ci farò un video per farvi vedere come funziona. Ora vi ho detto veramente tutto, dal vostro Alessio HackVR quindi è tutto, e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!